Amici di Motosel, ci troviamo a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, per assistere alla prima edizione del Trofeo del Sannio Motocross. Ascoltiamo insieme i protagonisti. Protagonista del mondo della velocità, Luca Morelli, anche egli quest'oggi a divertirsi qui a San Giorgio del Sannio. Una gara per divertirsi, una gara per dare spettacolo. Sì, dai, è un bellissimo evento, veramente. Era da tanto che Enzo me ne parlava di questo evento. È stato sfruttato questo piazzale, chiamiamolo così, diciamo, veramente al massimo. Ha fatto veramente una pista bella, 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 curatissima. Anche l'irrigazione, tutto quanto lo staff, gli sbandieratori stanno facendo veramente un ottimo lavoro. Io ho finito con la strada, diciamo, sto un anno un pochino in pausa così con le moto da strada, ora sto correndo con il Motard, sto correndo e oggi ho detto voglio risalire di nuovo sul cross dopo quasi 6 mesi che non salgo sopra, ho detto anche senza allenamento volevo vedere un pochino cosa ero in grado di fare. Non giro male, anche se fisicamente purtroppo il cross richiede tanto allenamento. Richiede tanto allenamento. Vedremo la prima mancia come andrà. Parlaci un po' del circuito, come lo vedi? No, il circuito è uno stile molto americano, uno stile indoor, diciamo così. Ci sono un po' di panettoni, un po' di doppi, delle curve strette. Poi la cosa bella, come Enzo ha creato anche una bella difficoltà, ha fatto anche un bel triplo, ha fatto che non tutti i piloti lo fanno ed è veramente impegnativo. Fortunatamente si trova anche che il terreno è veramente veramente fantastico, bellissimo, c'è grip, veramente veramente bello. In bocca al lupo. Crepi, saluta a tutti. Altro protagonista è Toto Angelone, tu ti diverti sui campi da CrossFit Italia, cosa mi dici di questo circuito cittadino? Ma è stata una bellissima iniziativa questa di Enzo Gnerre proporre qui a San Giorgio questa manifestazione che coinvolgerà sicuramente tanti giovani a levarsi dalle strade, a correre con le moto e venire qui su questi circuiti per iniziare delle nuove avventure di spingere in pista e non su strada, quindi è una bella manifestazione. Motocross come scuola di guida, non solo ma anche di vita. Sicuramente, il motocross è oltre a un hobby per chi ci è appassionato, è vita, ci corri per anche distrazioni, per staccare la spina un po' da tutto, e quindi è una cosa fantastica, soprattutto noi appassionati che corriamo da 10-15 anni, è veramente bello. 186 Caruso, Ilario. It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire, 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 fire. It hurts when you get too close, but baby it hurts. If love is really good, you just want more. Even if it throws you to the fire. Con Marcello Fascelli, cosa rappresenta per te il motocross? Beh, per me il motocross è una tradizione di famiglia, sono 30 anni che i Fascelli corrono qui in Campania, anche a livello nazionale. A me piace tantissimo, più che un passatempo, comunque un'ottima valvola di sfogo, per questo diciamo, mi diverto la domenica con gli amici crossisti, che poi sul campo non sono tanti amici perché ci sfidiamo, però è di sicuro un'ottima valvola di sfogo, un divertimento, un in più che faccio con piacere. Lo consigli ai giovani piloti? Assolutamente sì, perché ti insegna molto anche nella vita, si possono fare paragoni tra lo sport in genere, quindi il motocross, con la vita diciamo al di fuori dello sport, di conseguenza è da consigliare assolutamente. Grazie. Prego, figurati a voi.
Volto storico del motocross in Campania, Giovanni Tiano, 47 anni e tanta voglia ancora di divertirsi. Eh sì, ancora in piena attività, il core fisico ce lo permette ancora e voglia dentro, insomma, di fare motocross senza fermarsi assolutamente, con un po' curando un po' i ragazzi, ma principalmente rimanendo nell'ambito del motocross, che difficilmente uno ci si può allontanare, sinceramente. Il cross come elisir di lunga vita? Sì, lo consiglio pure, perché se fatto bene, come stiamo facendo con i nostri ragazzi, con una buona preparazione di fondo e con l'ABC del motocross, che quasi tutti l'abbandonano, perché le cose basilari proprio, quale cambiare una gomma, quale mettere su un cacciavite nel posto giusto e non lasciarsi al caso, e non lasciare al caso anche un'uscita del sabato sera, la cena, il pranzo, l'alimentazione, che cosa mangiare il giorno prima, cioè tutte queste piccole cose. Molti di questi ragazzi partono alla come viene, e non sapendo un genitore o quant'altro, ecco che nascono alcune realtà come i team, non le scuole cross, che ha un aspetto diverso. Noi team andiamo a cercare l'aiuto per i nostri piloti, lo andiamo a cercare possibilmente fuori settore, fermo restando che quest'anno, come la Cumarican Bike, la Fast Motors, ci hanno dato un aiuto impressionante, avendo delle moto, avendo ricambi da loro, perché se no non riusciamo a toccare i margini italiani. E devo dire, in un anno e mezzo il team 195 Racing, che è il nostro team, che è la data di nascita di mia figlia, ha avuto ottime soddisfazioni con ragazzini, dire proprio ragazzini. Ci abbiamo Starace, che ha 7 anni, ci abbiamo un altro ragazzino che adesso è entrato 10 anni, lo presenteremo a fine anno, ma c'è Rosario Schiano, che siamo ai 15 e ai 17 anni, stessa cosa Marco Dandola, 14-15, 18-19 per Capocotto Pasquale. Insomma, sono ragazzi, e siamo al titolo della FMI Campano con Dandolo, mi compatto io personalmente ancora la Over 38, il Capocotta che viene da un incidente gravissimo a un braccio e che abbiamo curato e non ho lasciato al caso, manco quello, cercando di dare i giusti consigli per il recupero e per tutto il resto. Insomma, siamo contenti di quello che stiamo facendo, il team va veramente bene, abbiamo già proposte per il nuovo anno, abbiamo già una moto dalla Fast Motor per il nuovo anno per uno dei miei piloti, per l'italiano, e la conferma da parte e dalla Cumarican Bike e da 2-3 sponsor minoritari che ci daranno una mano anche per il 2011. In bocca al lupo. Che crepi.